Buonasera a tutti, sono Antonio Zaccardi, chef del ristorante Pascià di Conversano. La ricetta di oggi è una ricetta tipica tradizionale pugliese con ceci e calamari, pensata con Maria Cicorella, titolare del ristorante Pascià. Adesso andremo a preparare la prima ricetta di oggi, che è una ricetta tradizionale di ceci e calamari, che Maria presenterà per voi. Buonasera, sono Maria Cicorella del ristorante Pascià di Conversano. Il piatto di oggi è ceci e calamari. Di solito viene interpretata con il baccalà. Questa è la mia interpretazione. Per la realizzazione del piatto abbiamo bisogno di ceci, pomodorini, calamari naturalmente, olio, prezzemolo, aglio, alloro, sedano, carote e cipolle e olio fatto con peperoni di Senise. Ci spostiamo ai fuochi per la realizzazione della ricetta. Riscaldiamo l'olio con due spicchi di aglio interi e delle foglie di alloro. Appena caldo gli aggiungiamo il trito di sedano, carote e cipolle. Seguiamo con i pomodorini già tagliati. Mentre appassiscono i pomodorini aggiungiamo i ceci con la loro acqua di cottura. Un po' di olio nella padella calda. Saltiamo i calamari. Stiamo saltando i calamari nella padella calda, ben calda, molto velocemente. Aggiungiamo i ceci al pomodorino e al trito. I calamari sono già pronti. Intanto i ceci si sono insaporiti nel trito aromatico. Eliminiamo le foglie di alloro spezzettate e l'aglio. Saliamo, ricopriamo i ceci con l'acqua e li facciamo cuocere per circa un'ora. A fine cottura aggiungiamo un po' di prezzemolo e andiamo ad impiattare. Eccoci, impiattiamo. Io sono sempre un po' più generosa con le porzioni. Per terminare un po' di olio ai peperoni di Senise. Vi ho fatto vedere il mio piatto di ceci e calamari. Adesso passo la parola ad Antonio con la sua interpretazione. Abbiamo visto prima la ricetta di Maria, è stata importante e fondamentale per me per prendere spunto per il piatto che vi presenterò io. È un piatto con ceci, calamari, pasta di ceci, scarti di calamari, olio di semi, latte di soia, cime di rape, limone, rafano, nero di calamaro. Dei maccheroni 100% di grano saraceno. Bene, adesso ci spostiamo a fuochi per procedere alla nostra ricetta. Per prima cosa andiamo a pulire i calamari. Per una parte li recupereremo per il brodo e la maionese, gli altri li taglieremo per andare a comporre il piatto. Li incidiamo dalla parte interna in modo che come vanno in padella si arricciano e prendono la forma della pasta. Con le teste recuperiamo tutto, 4-5 calamaretti dipende dalla grandezza, pezzi di calamaretti. Sono dei rettangoli 3x2 cm. Bene, passaggio successivo. Mettiamo i calamari tagliati in padella, mettiamo dei calamari dentro. Da una parte lo utilizzeremo per fare il brodo di calamari e dall'altra parte per fare la maionese di calamaro. Il brodo ci servirà per saltare i maccheroni. Andremo a dividere, li mettiamo in una pentolina. Una la bagniamo con l'acqua, l'altra con il latte di soia. A coprire a fuoco lento tutte e due, li lasciamo andare entrambi per un paio di ore. Passate le due ore, filtriamo il latte di soia con del calamaro. Adesso passiamo anche l'altro brodo di calamaro che abbiamo fatto prima, che ci servirà per saltare la pasta. Questo latte di soia ci servirà per fare una maionese montato con dell'olio.
sono 50 grammi di latte di soia e 100 di olio di semi. E andremo a ottenere una maionese che sa assolutamente di calamaro, che ci servirà come condimento della pasta. Adesso andremo a cuocere la pasta. La pasta è già stata buttata, butteremo le cime di rape. Le lasciamo in acqua per qualche minutino. Le servo che sono ancora un po' croccanti, non del tutto stracotte. La pasta in questo momento, sono già passati 7 minuti, quindi le possiamo tirar su. Saltiamo con il brodo di calamaro che abbiamo fatto prima. Tiriamo su anche le cime di rape, che adesso sono pronte. Andiamo a fare i calamari in padella. Non troppo calda, sennò i calamari si colorano. Devono essere bianchi. 4 calamari. Li arricciamo. Tiriamo su. Siamo quasi pronti per comporre il piatto. Un'altra cosa molto importante è che ho recuperato il liquido di cottura dei ceci che prima Maria ha utilizzato, che sono questi qua. Bene, andiamo a impiattare il piatto. Cominciamo con il nero di seppia, il nero di calamaro, che sporchiamo leggermente il piatto, che ricorda il nero del calamaro. La base metteremo la maionese del calamaro. Non troppa, sennò lo rendiamo pesante. La pasta. Questo qua può essere anche un antipasto, i calamari, che hanno preso la forma della pasta. Le cime di rape, che gli dà il colore verde. Sopra andremo a mettere un po' di buccia di limone, sopra alla cima di rapa. Del rafano. Dei ramettini di finocchietto selvatico. Un filo di olio sopra alle cime di rape. Cosa molto importante, il brodo che Maria prima ha utilizzato per la cottura dei ceci. L'andremo a servirlo accompagnato a questo piatto caldo che ricorda la ricetta tradizionale. Spero che la mia interpretazione del piatto ceci e calamari vi sia piaciuta.